Noi come prima disciplina ci siamo concentrati su una che ci ha attratto, del football australiano. Si chiama football, ma tutto sommato ha delle affinità più con il rugby. Quando si parla di rugby alla RSI, ecco che spunta Luca Tramontin con una strana maglia, Lugano Bankers Ladies. È una dichiarazione di intenti questa. Abbiamo iniziato con la femminile, con la squadra dei disabili, e io, hai visto la coerenza televisiva, ho messo la maglia delle ragazze. Melbourne 1870, gli australiani del Victoria hanno deciso di fare una forma semplificata, basta con le mischie, era troppo difficile per gli emigrati, bisognava imparare a giocare in 20 minuti. Biasca 2013, stiamo cercando di fare la seconda squadra del cantone. In particolare, che cosa ha di diverso rispetto al rugby e rispetto al football, questo football australiano? Beh, si passa in avanti, si calcia, si fa gol, è semplicissimo. È praticamente un hockey senza fuorigioco. Mi dicono essere anche molto simile al calcio, un calcio con la palla ovale, però non ho la competenza, come sapete, di calcio per fare un paragone, farei un brutto errore. Passi, calci in avanti, vieni bloccato, il placcaggio c'è, ma non è così duro come nel rugby. In pratica in 20 minuti anche te, verso le 2:30-3 inizierai, verso le 3:20 farai la tua prima partita oggi, questo è uno scoop, potevo dirlo? Alla soglia dei 60 anni. Alla soglia dei 60 anni, sì, ecco, questo è il motivo per cui l'abbiamo portato nel cantone. Rugby e hockey, cioè parlo dei miei globuli rossi e bianchi, sono sport fantastici, ma vanno iniziati da piccoli. Luca, voglio fare l'avvocato del diavolo. In un mercato saturo, abbiamo due squadre di hockey in Serie A, erano quattro fino a poco fa di calcio, sei di basket, sono diventate cinque. Sono stato un mercato ipersaturo, perché introdurre una nuova disciplina, proporre nuove squadre, con quali ambizioni, con quale soprattutto finalità, direi anche etiche? Che benvenuta questa domanda. Guarda, bisogna iniziare da piccoli, rugby e hockey. Questo è uno sport che può iniziare a 30, 35, 60 anni. La gente ha visto i mondiali su RSI oppure segue su altri canali, dice mi piace la mentalità, mi piace la palla ovale. Onestamente a 35 anni non posso insegnarti le mischie e i placcaggi alle gambe, perché la postura è una cosa seria, perché il collo è una cosa seria. Quindi queste sono persone quasi tutte che iniziano da adulti. Quando le mamme mi chiedono ma mi piace la palla ovale, li porto da voi, io li dirotto a quelli del rugby, a Lugano, nel Ticino, a Vaccarlo anche, dove c'è il tag rugby. Quindi chi vuole iniziare da piccolo vada a giocare a rugby o hockey. Con l'hockey. L'unico difetto dell'hockey è che a maggio sciolgono il ghiaccio. I ragazzi, mio figlio compreso, passano, si fanno tutta l'estate di attività con noi, poi tornano a fare l'hockey. Quindi nessuna competizione, i bambini li dirottiamo al rugby, d'estate stiamo ospitando parecchi hockeyisti che sono molto più bravi dei rugbyisti, perché il rugbyista non è abituato col passaggio in avanti, non è abituato al passaggio lungo, non ha difficoltà a trovare gli spazi. Brevissimamente per chiudere, che cosa vi aspettate da Sportissima? Due anni fa è arrivata mezza squadra, arrivano in 20 minuti, giocano, placcano, cadono, si accorgono che non ci si fa male, tornano a giocare. Vorremmo fare tanto una squadra nuova qui, dopo la seconda squadra dei disabili e la seconda femminile. Con il sole ci sarebbe stata la coda di 200 torpedoni, erano un po' meno oggi questo qui a Biasca. Noi ci rivediamo più tardi con altre discipline da scoprire. La linea che torna ancora a voi allo studio.